Abbiamo una piccola slitta motorizzata e automatizzata per fare le foto in sequenza, fare gli stacchi. La struttura è quindi questa, la nostra slitta, l'oggetto da fotografare, macchina fotografica di fianco, pronta per fare le foto. In questo caso ho messo a fuoco la parte più vicina, diciamo, di questo soggetto, in quanto la slitta da qui si avvicinerà verso la macchina fotografica, quindi metterà dopo a fuoco man mano tutto il resto fino ad arrivare a raccoda alla fine. La slitta ha la possibilità di essere mossa come si vuole, perché chiaramente così com'è non posso smuoverla a mano, devo muoverla per forza con dei comandi. La velocità oltretutto la posso regolare, fare più veloce o più lenta, eccetera. Ecco, per quanto riguarda gli scatti, per fare le varie foto, gli scatti possono essere o completamente manuali, come adesso per esempio. Adesso, se io premo il tasto di start, lui farebbe un passettino per un istante, poi si ferma per in questo caso 2 secondi per darmi il tempo di scattare, e dopodiché è pronto per fare un altro passo. Faccio sto giochino qua, vedete? Il LED diventa verde quando mi dà il via libera per fare la fotografia. Chiaramente, essendo manuale, a questo punto io posso fare tutte le modifiche che voglio, posso fare foto, tornare indietro, eventualmente se non sono soddisfatto, rifarle, eccetera, eccetera. Oppure posso fare in completo automatismo, cioè regolo quello che è lo scatto dello step, cioè quanto deve essere grande ogni passo. Chiaramente con più i passi sono piccoli e ravvicinati, con meglio alla fine verrà fuori la foto, più definita. Mettiamo uno step più o meno medio e poi di che faccio partire il tutto. Quando la slitta mi darà il verde, io faccio, se non faccio altro, far scattare la macchina fotografica. Dopodiché farà altro passettino, altro scatto, altro passettino, altro scatto, fino alla fine. Ecco il giochino com'è. Automatico, scatto, foto, scatto, foto, 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 eccetera, eccetera. Questo fino alla fine, fino a che, guardando la macchina, non vedo che è già sfocato anche tutto l'ultimo pezzo del mio campione. A quel punto ho finito.